Bentornati nel Lazio. Oggi vi parlerò della denominazione Frascati, uno dei vini laziali più conosciuti in Italia e nel mondo. Un vino dalla storia secolare e dal legame indissolubile con la città di Roma. DOC dal 1966 e DOCG dal 2011 nella versione Frascati superiore e nella versione dolce ottenuta da vendemmia tardiva con possibile attacco di muffa nobile, Cannellino di Frascati. Oggi quando parliamo di Frascati, dobbiamo toglierci dalla mente lo stereotipo del vino semplice delle fraschette e delle osterie. Grazie al lavoro di viticoltori, produttori, sapienti enologi, il lavoro del consorzio, il vino di Frascati è sempre più interprete del suo territorio, capace di esprimere tutta la sua eleganza e la sua complessità. Ma contestualizziamo il vino dal punto geografico e dal punto di vista storico. Siamo sui Colli Albani, nella zona denominata Castelli Romani. Siamo a sud-est di Roma. I Colli Albani sono un gruppo di rilievi montuosi che si innalzano nella campagna romana, di origine vulcanica. Siamo sul cosiddetto vulcano laziale, un vulcano ormai quiescente, ma che ha protratto le sue eruzioni fino a qualche migliaio di anni fa. Ne rimangono testimonianza i crateri, ormai divenuti laghi, Albano e Nemi, e nei coni di scorie, Monte Cavo e il Maschio delle Faete, che superano i 900 metri d'altezza. Ci concentreremo nell'area tuscolana, l'area dell'antica città che i romani chiamavano Tusculum. Qui la viticoltura si perde in epoche lontane, fino a confondersi con la mitologia. Sappiamo di certo che i romani apprezzavano il vino di Tusculum, al pari del Cecubo e del Falerno. Uno dei più illustri personaggi è Marco Porzio Catone, detto il Censore. Originario di una famiglia di viticoltori tuscolani, fu il primo ad emanare norme per la coltivazione e vinificazione di Frascati. Altre testimonianze storiche e un legame forte ce l'abbiamo fra la Chiesa e il Frascati. Le vigne di Frascati vengono già citate in una bolla di Papa Sergio I, nel 687. Nel 1300 buona parte della viticoltura castellana era sotto il controllo della Chiesa per la produzione di vino da messa. Un'altra testimonianza storica sulle qualità di questo vino ce l'abbiamo da Sant'Elancerio, bottigliere di Papa Paolo III, che ne descrive le qualità e considera il Frascati uno dei vini migliori dell'epoca. Ma torniamo al vino e alla denominazione. L'area di produzione comprende per intero i territori amministrativi dei comuni di Frascati, Grotta Ferrata, Monte Porzio Catone e in parte quelli del comune di Roma e Monte Compagni. La viticoltura si sviluppa tra i 70 e i 500 metri sul livello del mare. Parliamo di un'area di circa 900 ettari che nell'ultima vendemmia tra la DOC e le due DOCG ha prodotto circa 7 milioni di bottiglie. I fattori che determinano le caratteristiche organolettiche del Frascati sono il clima, i suoli di origine vulcanica, la base ampelografica. Il clima è mite, di tipo mediterraneo. Non ci sono mai temperature troppo elevate neanche durante il periodo estivo. Questo consente alle uve una lenta e completa maturazione. Parte del corredo olfattivo è proprio dato da questa lenta e completa maturazione in vigna. I suoli di origine vulcanica, pozzolani, tufilitoidi, rocce laviche. E la base ampelografica, Malvasia di Candia e o Malvasia del Lazio, per un 70%. Bellone, Bombino, Greco, Trebbiano Giallo, Trebbiano Toscano, da soli o congiuntamente, per un massimo del 30%. Possono concorrere altre varietà idonee alla coltivazione nella regione Lazio, se presenti nel vigneto, per un massimo del 15%, di quest'ultimo 30%. Ma entriamo nello specifico della base ampelografica. Malvasia del Lazio, chiamata anche Malvasia puntinata, detta così per i puntini che si evidenziano sull'acero, varietà antica, autoctona di quest'area. Di sicuro ha un'interessante dotazione terpenica che svilupperà poi nel vino sentori fruttati e di alghe aromatiche. Malvasia di Candia, chiamata anche Malvasia rossa, per via della colorazione del tralcio e dell'acino durante la fase di maturazione. Probabilmente importata dagli uomini al seguito di Marcantonio II Colonna dopo la battaglia di Lepanto. Germogliazione tardiva, meno soggetta alle gelate primaverili, è quella che nel vino conferirà sentori floreali di ginestra,
fruttati di agrumi e fruttati di pesca e di albicocca. Il bellone, autoctono del Basso Lazio, è sicuramente l'uva più generosa, soprattutto nelle annate buone. Il greco, importante per il colore, e sarà quello che poi svilupperà nel vino sentori di frutta secca, in particolare di mandorla. Il bombino bianco, chiamato anche ottonese, è sicuramente il vitigno con i più alti livelli di acidità e sarà quello che svilupperà nel vino sensazioni di frutta tropicale. Il trebbiano toscano, sicuramente quello più costante, quello più regolare, complementare agli altri per migliorarne le caratteristiche organolettiche. Ma passiamo alla degustazione. Per la degustazione ho scelto un Frascati Superiore di OCG con un breve passaggio in legno dell'annata 2015. L'annata 2015 è considerata un'ottima annata, con un'estate calda e regolare. Non ho scelto un'annata recente, questo per evidenziare le potenzialità di questo vino. La maturazione nel legno e l'affinamento in bottiglia ci regalano un vino dal colore dorato, luminoso. Il profumo è verticale, con i tipici riconoscimenti del Frascati. Il floreale di ginestra, la pesca, l'albicocca. Poi arrivano note di cedro candito, il miele. Chiude una sensazione di mandorla tostata e una sensazione minerale di pietra focaia. In bocca è caldo, avvolgente, dotato di forza acido-sapida, di sicuro in parte data dalla matrice vulcanica. Questa sinergia tra freschezza e acidità lo rende vibrante e lungo, di sicuro adatto anche all'invecchiamento. Nell'abbinamento cibo-vino possiamo spaziare dalla cucina romana con una classica carbonara o un filetto di baccalà fritto in pastella. Lo immagino anche su una cucina di mare, una tartare di ricciola, condita magari con un buon olio extravergine d'oliva crudo. Di sicuro è un vino da condividere in compagnia, perché il vino unisce e non divide. Salute!